oggi siamo qui noi della Wilca, nella fondazione A Voce delle Creature di Don Luigi Merola, a portare un nostro piccolissimo contributo in occasione della Pasqua. Da sempre siamo impegnati verso ciò che è il sociale e cerchiamo di gestire al meglio queste iniziative, con la consapevolezza che un piccolo dono può servire comunque molto più di tant'altro. Siamo presenti sul territorio e cerchiamo quindi di valorizzare qualsiasi tipo di iniziativa in tal senso. La Fondazione di Don Luigi Merola, il famoso prete anticamorra, penso che sia qualcosa di meraviglioso in una realtà come la nostra, quella napoletana, in un quartiere come quello dell'Arenaccia. E noi facciamo attività quando le scuole sono aperte, noi dobbiamo fare attività così gli oratori, devono servire quando tutte le altre strutture, le altre agenzie italiane sono chiuse. E quindi noi stiamo cercando anche con questo libro di promuovere. Noi la stabilità, un'onesta stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, e forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, o forse un inaspettato aumenterò bisogno, forse un licenziamento. Noi siamo appunto Wilca Branco di Napoli e abbiamo, quindi, la nostra mission è quella di tutelare i colleghi, gli iscritti, però interpretiamo il ruolo del sindacato come quello del sindacato dei cittadini, per orientarli verso una visione complessiva del rapporto al lavoro e cittadinanza attiva. Già lo scorso anno abbiamo fatto una serie di iniziative a sostegno di diverse associazioni, piccole cose che vogliono essere innanzitutto un rapporto di amicizia, un legame, è un segnale da che parte stare. L'anno scorso abbiamo fatto una serie di adozioni. Curra, curra, aio, io, io. Curra, curra, aio. Curra, curra, aio, io, io. Curra, curra, aio. Curra, curra, aio, io, io. Tanta mazzata pigliata, tanta mazzata pigliata, tanta mazzata, ma tanta mazzata, ma tanta mazzata pigliata. Centro sociale occupato, nada. Centro sociale occupato e mogo cazzo già cacciata. È nada, è nada, è nada, nada. Vogliamo legare la solidarietà, la carità alla, come dire, all'indicazione anche di una rotta, perché voglio dire, siamo, cioè, quel piccolo pezzo che facciamo è un pallicello caldo rispetto a un ritorno molto più ampio, però ha il valore, come dire, per noi è il valore importante di dire stiamo insieme per raggiungere questi obiettivi e non siamo insieme, è quel pezzo di sollecitazione alla partecipazione attiva. Questo è quello che noi abbiamo inteso, come dire, fare con questa piccola iniziativa. Vogliamo anche continuare, no? Per cui... Ecco, vi vorrei ringraziare il gruppo Wilca Banco di Napoli che oggi pomeriggio ci è venuto a trovare, siete venuti a trovarci, a vedere questo bene confiscato alla Camorra. Mi auguro che da oggi nasca questo matrimonio, questo sostegno concreto. Siete venuti non solo con il vostro affetto, ma ci avete portato anche gesti di solidarietà concreti, palloni, ma specie per me sono importanti le penne, sono le matite, i quaderni, i bambini devono studiare. Il problema di Napoli non è solo la Camorra, ma il problema forte è quello di elevare la cultura. Infatti l'obiettivo della Fondazione è quello di riportare i ragazzi a scuola, a sostenerli nel loro studio a pomeriggio, dando anche tante attività, teatro, musica, corsi di lingua, corso di informatica. In questo modo noi eleviamo e sproniamo i ragazzi alla cittadinanza attiva. Infine mi auguro che da oggi
nasca questo matrimonio tra Wilca, Banco di Napoli e la Fondazione A Voce e Creature, perché noi non abbiamo bisogno solo di tifosi, abbiamo bisogno da oggi anche di giocatori. Grazie se volete giocare con noi questa partita. Grazie.